Hutchins! Ehi, ho sentito che stai andando al nucleo. Che ne dici di prendere un po' di cena per qualunque cosa? Sì. Ottimo! Grazie per trattarmi... per treating me. Qui! Vieni qui, conosco la scorciatoia. Dove? Beh, eccoci qui. Così, il tuo viaggio è quasi finito, eh? Devi veramente volere andare a casa. Ehi, conosco questo sentimento, ragazzo. Cosa? Come fai a conoscere questo sentimento? Pensandoci, magari qualche volta è meglio prendere cosa viene dato a te. Qui. Ah, qui hai già cibo, amici e anche da bere. Era cibo da bere e anche degli amici. È quello che devi fare. E quello che devi fare ne vale veramente la pena? Intendi dire che mi stai consigliando di rimanere nell'underground? Ah, dimentica. Vabbè, non ho capito Rutin. Ehi, lasciami raccontare una storia. Così, io ero in un sentiero... No, stavo sorvegliando la foresta di Snowdin, giusto? Ero seduto lì e stavo guardando se c'erano umani. Ed era parecchio noioso. Fortunatamente, nel profondo della foresta c'è una grande porta chiusa. Quella della rovina, certo, sono passato da lì. È perfetto per praticare le battute quelle con la porta, no? Knock knock. Così un giorno sto bussando alla porta, come sempre. Busso alla porta e dico knock knock. E improvvisamente dall'altra parte sento una voce di una donna. Chi è lì? Ah, è Toriel! Così, naturalmente, gli rispondo. Dishes, piatti. Piatti chi? Questo è un veramente... bisogna farlo in inglese, perché dishes a very bad joke. Cioè, questo è veramente un brutto gioco. E lei improvvisamente ha iniziato a ridere. Come se fosse il migliore scherzo che avesse sentito in un centinaio d'anni. Così ho continuato a venire lì e ha continuato a ridere. È stato il miglior pubblico che ho mai avuto. Dopo una dozzina di volte, ha bussato e ha detto knock knock. Ho detto chi è lì? Old lady. Old lady who? Oh, non sapevo che tu potessi fare yodel. Wow, ero sbalordito. Questa donna era estremamente brava. Abbiamo continuato a dire agli altri scherzi per ore, battute per ore. Però dopo un po' me ne sono dovuto andare. Papyrus diventa veramente strano senza la sua storia della notte. Ma ha detto di venire ancora, e così ho fatto. E l'ho fatto ancora, e ancora. È una cosa tra noi due adesso, raccontarci battute attraverso la porta. Izur regna, tipo. Un giorno però ho notato che non stavo ridendo molto, e ho chiesto cosa stava succedendo. E dopo mi ha detto qualcosa di strano. Se un umano passa attraverso le rovine, per favore potresti promettermi qualcosa? Proteggili. Guarda. E proteggili. Guardali, proteggili. Lo faresti? Adesso, io odio fare promesse. Ma, e questa donna? Non conoscevo nemmeno il suo nome. Ma... qualcuno che ama sinceramente i brutti scherzi o le brutte battute ha un'integrità a cui non puoi dire no.
Hai capito quello che sto dicendo? Quella promessa che ho fatto a lei... Sai cosa sarebbe successo se lei non avesse detto niente? Ragazzo... Oh! Saresti morto dove sei proprio adesso. Ok. Mi ha inquietato tantissimo la faccia di Sans. Ehi! Ehi, riavvivati, ragazzo. Sto solo scherzando con te. Inoltre, non ho fatto un buon lavoro proteggendoti? Senso, sono passato attraverso Undyne, Muffet, Metaton. No che non hai fatto un buon lavoro. Intendo, guardati. Non sei morto neanche una sola volta, non è vero. Ehi. Cosa vorresti dire con quello sguardo? Mi sto sbagliando? Beh, è tutto. Prenditi cura di te stesso, ragazzo. Perché qualcuno tiene veramente a te. Oh. Ok. Oh, te ti ricordo, sei un nemico. Va bene, posso avere un punto di salvataggio? Il punto di salvataggio mi è stato esaudito. Dall'atmosfera rilassante di questo hotel ti riempie di determinazione. Salva. Ok, però volevo andare. Come hai fatto a fare quella scorciatoia? Volevo andare qui perché c'è scritto che c'è uno shop. Ehi, guarda! Sì, guarda! Ok, qua proseguo. Beh, effettivamente. Eh? Chi sono loro? Nessuno dovrebbe essere qui. Vabbè, non possiamo preoccuparci di quello adesso. Quindi questo è il nucleo? Ah, bellissima sta musica. Ok, basta, aspetta. Pronto? Eccoci. Prendi l'ascensore. Infine in cima al cuore. Non sta funzionando. Cosa? Quello dovrebbe funzionare. Beh, allora vai a destra. No. Ok, adesso sembra avanti. C'è un burrone? Non è sulla mia mappa. Dimenticalo. Proviamo a andare a sinistra. L'Alfis mi stai facendo perdere tempo. Però questa musica è bellissima. Ok. Ok, dovresti farcela ad andare attraverso qui. Attento! Stair. Corner orb. Spara croci sto coso. Alla catena... Wow! Ok. Ok. Eravamo vicini. Perché ci sono così tanti mostri qui? Intendo, ho già un problema. Giusto? Dobbiamo solo andare avanti. Ok. Sembra che tu non possa procedere, a meno che tu non premi quel pulsante. Ma... questi laser si attiveranno. Sembra che che arriveranno in quest'ordine. Orange, orange, blu. Ok. Muoviti fino al terzo. Era l'opposto, Alfis. Alfis erano blu, blu, arancio. Oh mio Dio! Stai bene? Io... mi scuso, ti ho dato l'ordine sbagliato. Ma
Tutto bene, giusto? Andiamo sulla banchia destra. Un bivio. No, un incrocio. Provo ad andare a destra. Non per malfidenza, ma perché non andiamo su? Dovevo andare a destra. Cavaliere, cavaliere, blocca via. Sing. Close your eyes. Good night. Good night. Ok, si è addormentato. Oh mio Dio. Stai bene? Perché non sei andato sulla destra? Andiamo. Devi credermi. Non è vero? Scusa, è vero. Ti crederò. Bastardo creatore. Più laser. Ok. Io... Non sbaglierò questa volta. Disattiverò il laser e ti lascerò passare. Se no... Non si stanno spegnendo? Non posso spegnerli io! Va bene! Ok, ho questo tutto sotto controllo. Ah! Toglierò la corrente di tutto quel nodo. Non potranno camminare. Ok. Aspetta! Fermati! La corrente si sta riattivando. Dannazione. Non dovrebbe succedere questo. Io... Ok, la spegnerò ancora. Quando si sveglia, muoviti un po' e fermati, ok? Non ti farei male. Ok. Vedi? È tutto sotto controllo. Tutto sotto controllo. Ok, dovresti... Non lo so... Non sembra come la mia mappa per niente. Mi spiace, io... Devo andare. Oh, Alfis, non puoi abbandonarmi adesso. L'aria è riempita dall'odore di ozono. Questo ti riempie di determinazione. Ok, a nord il percorso del guerriero. A ovest il percorso del saggio. Ogni percorso porta alla fine. Ovest intendi? Ovest di qua intendi? Oh mio Dio! Aspetta un attimo! Vuoi dirmi che i blocchi di ghiaccio arrivano qui? Risolvi questo puzzle e la fine si aprirà. Ok. Wow. Eccoci qua! Congratulazioni! Ho risolto il puzzle. Quindi la fine dovrebbe essersi aperto. Aperta. Aspetta, non posso combattere, non posso pensare, ma con la pazienza farò la mia strada attraverso. Ok. Dietro questo porto deve esserci l'ascensore per il castello del re. Sei pieno di determinazione, ok. Oh sì, eccoti qui, carissimo. È tempo per il nostro piccolo showdown, sì. È finalmente arrivato il momento di fermare il robot malfunzionante. No! Malfunzionante? Riprogrammabile? Sì, realista.
Questo è stato tutto un grande show. Una recita. Alphys stava giocando... l'Alphys si stava prendendo in giro per tutto il tempo. Guardandoti allo schermo, gli è cresciuto l'attaccamento alla tua avventura e lei voleva disperatamente esserne parte. Così ha deciso di inserire se stessa nella storia. Ha riattivato i puzzle, ha disattivato gli ascensori, ha fatto in modo che io tormentassi te. Tutto in modo che lei potesse salvarsi da un pericolo che non esisteva. In questo modo tutti avreste pensato che lei fosse una brava persona, ma non è così. E adesso è tempo per il suo momento clou. A questo momento Alphys sta aspettando fuori dalla stanza. Durante la nostra battaglia lei la interromperà, pretenderà di disattivarmi, salvandoti un'ultima volta. Finalmente lei sarà l'eroina della tua avventura. La ringrazierai così tanto che non sarai... che lei sarà in grado di convincerti a non andartene? Oppure no? Vedi, non ho avuto abbastanza di questo, tutto questo. Non ho desiderio di far male agli umani. In verità, tuttavia, il mio unico desiderio è di intrattenere. Dopotutto, il pubblico ha bisogno di un buono show, non è vero? E cos'è un buono show senza plot twist? Non lo so. Un colpo di scena, ovviamente. Ehi, che sta succedendo? La porta si è appena chiusa. Scusa, gente, il vecchio programma è stato cancellato, ma abbiamo un finale che vi farà diventare pazzi. Wow! Vero dramma, vera azione, vero sangue nel nostro show. L'attacco del robot killer. Ok, quindi abbiamo appena scoperto che in realtà Alphys ci ha fregato tutto questo tempo. Noi non eravamo mai in pericolo, però adesso lo siamo ed è per colpa sua. Fantastico. Burn. Sarà ancora... posso cercarlo, vero? Ma infatti 8 attacco e 199 difesa, un suo brodo, il suo corpo rende invulnerabile. Sì, sono stato io a risistemare il core. Sono stato io a dire a tutti di ucciderti. Quello tuttavia è stato un piano così. Sai cosa sarebbe 100 volte meglio? Ucciderti di persona. Non funziona più. Non funziona sparargli. Brucia. Questo è probabilmente quello che farai se le cose continuano in questa maniera. Senti, carissimo. No, ho visto. Tu sei debole. Se tu continui avanti, Asgore prenderà la tua anima. E con la tua anima Asgore distruggerà l'umanità. Ah, non posso fare a meno a lei, ma questi posso distruggere. Facciamo risparmio. Ma se otterrò la tua anima... Ma se io otterrò la tua anima, io posso fermare il piano di Asgore. Posso salvare l'umanità dalla distruzione. È complicatissimo. Dopo, usando la tua anima, attraverserò la barriera
e diventerò la star che ho sempre sognato di essere. Centinaia, migliaia, no, milioni di umani guarderanno me. Ah! What the... Glamour, fama, avrò tutto. Quindi, cosa cambia se un paio di persone devono morire? Questo è il business dello spettacolo, vedi? Non posso vedere cosa sta succedendo lì, ma... Non arrenderti, ok? C'è un ultimo modo per sconfiggere Metaton. È una cosa tipo work in progress, ma non giudicarla troppo, ok? Ma sai perché Metaton è sempre girato di davanti? Perché c'è un interruttore nel suo, dietro di lui. Quindi se tu puoi girarlo... E premere l'interruttore lui sarà vulnerabile. Devo andare. Ok, Metaton, turn. Ha detto Metaton che c'è uno specchio dietro di lui. Oh, uno specchio? Giusto, devo sembrare perfetto per il nostro gran finale. Non lo vedo, dov'è? Ok, tu hai appena girato il mio interruttore? Oh, mi danno morire, esplode. Ah, non esplode, che esplode. Oh, yes. Cosa? Oh, my. Se tu hai appena girato il mio interruttore, può significare solo una cosa. Sei disperato per ammirare il mio nuovo, per la prima del mio nuovo corpo. Che scortese. Fortunatamente per te, ho messo insieme questo spettacolo da molto tempo. Così, come ringraziamento, ti darò una bellissima ricompensa. Farò in modo che i tuoi ultimi momenti da vivo... Renderò i tuoi ultimi momenti da vivo assolutamente bellissimi.